Cerchiamo di comprendere meglio il cosiddetto pre-tax VAC che abbiamo introdotto nel video precedente. Il pre-tax VAC, cioè quel tasso che abbiamo indicato con RO e che abbiamo anche detto essere il costo del capitale operativo, il costo opportunità del capitale relativo ai flussi di cassa operativi. Per comprendere meglio, questo costo del capitale e in realtà per comprendere meglio tutti i costi del capitale, quindi anche gli altri costi del capitale e le loro relazioni con il valore del portafoglio replicante, anzi dei portafogli replicanti, può essere utile utilizzare la matrice split screen. Vedete che in questa, ehm, in questa raffigurazione si tratta dell'equazione 6.39, io ho messo fianco a fianco due matrici split screen. Allora, per prima cosa è importante ricordarsi che la variazione del capitale è uguale al reddito meno il flusso di cassa e che il reddito è uguale al prodotto del tasso contabile, del tasso di rendimento per il capitale di inizio periodo quindi qui non c'è nulla di nuovo, è la legge del moto riscritta secondo in termini di variazione. Questo relativamente al progetto. La stessa legge del moto vale anche per il sistema benchmark, cioè vale per una qualsiasi attività finanziaria, lo abbiamo visto e quindi possiamo scrivere che la variazione del valore, quindi del capitale investito sul mercato finanziario da un operatore finanziario delta v è uguale al rendimento al reddito di mercato al rendimento di mercato che è dato dal tasso che viene determinato dal mercato r per il valore all'inizio del periodo t 1 meno il flusso di cassa ft Dunque quello che noi vediamo in queste due matrici è la declinazione nelle quattro aree di questa espressione della legge del moto. E avendo la matrice split screen abbiamo anche automaticamente eh, soddisfatte le leggi di conservazione. In particolare vi faccio notare che per quanto riguarda la seconda colonna, abbiamo l'uguaglianza dei redditi, legge di conservazione dei redditi. E quindi abbiamo l'uguaglianza tra il prodotto del ROI per il capitale operativo più il ROI non operativo per il capitale liquido e nella parte eh, nella regione inferiore la somma del prodotto del ROD per il debito più il ROE per l'equity la stessa cosa avviene con il benchmark, la stessa cosa avviene con il benchmark, allora qui utilizziamo il rosso e qui utilizziamo il blu quindi il rosso per il progetto e il blu per il benchmark. Se guardiamo la seconda colonna della matrice benchmark ci dice guarda che la somma del rendimento di mercato che proviene dalle due repliche, quella relativa ai flussi di cassa operativi e quella relativa ai flussi di cassa non operativi, coincide con la somma dei rendimenti derivanti dall'investimento nei portafogli che replicano i, i CFD, i flussi di cassa del debito e i flussi di cassa dell'equity. Quindi si ha questa uguaglianza che posso scrivere ROVO -O. o metto gli indici solo per ehm, gli indici so sottoscritti per guadagnare spazio quindi ROVO più allora qui, eh, abbiamo bisogno di un più RLVL questo è uguale a RDVD più REVE mi sposto a sinistra RE RVE da questo noi ricaviamo possiamo ricavare RO che diventa una media ponderata ma lo vediamo ancora meglio se guardiamo le due matrici sotto le due matrici sotto sono state ricavate semplicemente prendendo la seconda riga io ho preso la seconda riga di ciascuna delle due matrici seconda riga seconda riga e l'ho portata nella regione inferiore ovviamente cambiando segno perché stiamo scavallando stiamo oltrepassando la linea di uguaglianza che è la linea rossa orizzontale quindi vedete ho portato la seconda riga l'ho portata in fondo ho cambiato segno, quindi meno meno più per quanto riguarda il progetto, meno meno più per quanto riguarda il benchmark. Ed ecco che allora abbiamo, concentriamoci sulla seconda colonna della matrice relativa al benchmark, abbiamo questa uguaglianza che ho riscritto qui sotto, il rendimento RO per VO è uguale al rendimento RD per VD più RE per VE meno RL per VL, che ovviamente possiamo ottenere anche da qua. Portando RE a sinistra otteniamo esattamente quello che ho scritto, quello che ho scritto qua. Se noi sfruttiamo il fatto che Per definizione il debito netto è la differenza tra debito e liquidità e quindi noi sappiamo che il capitale il debito netto è uguale al capitale di debito meno l'attivo liquido. La stessa cosa avviene per, per il portafoglio di mercato il valore di mercato del debito netto è uguale al valore di mercato del debito meno il valore di mercato della liquidità quindi posso scrivere posso scrivere mi sposto a, a sinistra posso scrivere che posso scrivere Posso scrivere che ROVO è uguale a REVE più RDVD, dove D è il debito netto. Quindi sostanzialmente metto insieme. Metto insieme l'elemento del debito e l'elemento della liquidità e quindi avrò che RO è una media ponderata di questi due tassi dividendo per VO, RO è uguale ad RE VE più RD VD fratto VO, ma VO altri non è che VE più VD. Quindi ecco che il pre-tax fac è effettivamente, può effettivamente essere visto come una media ponderata. Posso sicuramente anche esplicitare le due componenti di debito e di liquidità, quindi potrei anche scrivere RE, VE più RD, debito per VD, meno RL per VL. E sotto scriverei VE più VD meno VL. È la stessa cosa, alla fine è sempre una media ponderata. Ci sarà un segno meno, ma questo non crea problemi. Io ho scritto questa componente RdVd-Rvl come RdVd dove d è il debito netto, mi sono accorto che devo indicare la lettera d maiuscola vd maiuscolo, quindi questi due coincidono: R di grande v di grande è R di piccolo v di piccolo meno VL. Questo mi fa capire che il costo operativo, il costo del capitale operativo, il costo medio ponderato del capitale, ante imposte, è una media ponderata. Ecco perché si dice costo medio ponderato, è una media ponderata del costo del capitale proprio, RE, costo del capitale proprio, costo opportunità del capitale proprio, più... Il costo del debito, costo dell'equity o costo del capitale proprio, costo del debito debito netto, VE è il valore di mercato dell'equity, VD è il valore di mercato del debito netto. Posso anche scriverlo così: se voglio disaggregare il debito, il debito netto in debito e liquidità. Quindi avrò il costo medio ponderato, dove la media ponderata è la media ponderata del dr costo dell'equity, costo del debito costo dell'attività liquida e sotto abbiamo la base quindi i pesi sono dati dai rispettivi capitali dove qui abbiamo i valori di mercato quindi sono capitali cui valori sono determinati dal mercato la 641 è proprio quello che è proprio quello eh, che ho appena scritto media ponderata del costo dell'equity e del costo del debito netto costo del capitale operativo pre-tax back quindi o anche before in, in inglese si dice anche before tax alcuni indicano bt per indicare before tax before tax o pre-tax back è importante notare questa cosa e, e a questo punto Facciamo un po' di pulizia sulla pagina. che c'è cioè una perfetta equivalenza formale e concettuale tra il progetto e il sistema benchmark io ho un progetto con i tre elementi di capitale reddito e flussi di cassa qui abbiamo anche indicato i tassi di rendimento e poi ho un sistema benchmark come abbiamo detto questo sistema benchmark che cos'è è dato dai portafogli che replicano le varie sequenze dei flussi di cassa del progetto. Quindi per quanto riguarda l'area operativa, io devo immaginare la costruzione di un portafoglio finanziario che replica i flussi di cassa operativi dall'epoca 1 all'epoca N, il cui valore di mercato è V. Quindi ho, abbiamo visto nella lezione scorsa, ho una sequenza di flussi di cassa e un operatore finanziario deve investire V0 per ottenere quella sequenza di flussi. E lo stesso vale per le altre aree. Posso immaginare la sequenza di flussi di cassa del debito e un portafoglio finanziario che replichi i flussi di cassa del debito. Il valore di questo portafoglio è VD. Eccetera, eccetera, con le altre aree, non, 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 non lo riscrivo. Ciascuna di queste sequenze di flussi di cassa ha un rischio, a quel rischio viene associato un determinato ehm, tasso di rendimento atteso che viene determinato dal mercato. Il ROI operativo è una media ponderata di ROD. ROE e del ROI non, non operativo, cioè del tasso di rendimento sulle attività liquide. E la stessa cosa avviene al costo medio ponderato del capitale, quindi concettualmente, formalmente si tratta della stessa situazione, solo che il ROI operativo si riferisce al progetto. Il costo medio ponderato del capitale si riferisce al benchmark. Il costo medio ponderato del capitale è un ROI, se vogliamo, di mercato del portafoglio che replica le operazioni ed è dato da una media, come abbiamo visto, di costo del, del debito, costo dell'equity e costo della liquidità. Abbiamo potuto vedere che possiamo anche incorporare mettere insieme il debito e la liquidità in un unico tasso R di grande ed RE la stessa cosa ovviamente vale vale per il ROI potremmo scrivere il ROI come media, perdono devo, devo utilizzare il rosso di del, eh, del ROD netto, cioè il tasso di rendimento sul debito netto e il ROE. Concettualmente, concettualmente non c'è differenza e neppure formalmente, vedete che formalmente la struttura della matrice split screen del progetto in questa configurazione è la stessa della struttura della matrice split screen, della matrice split screen del benchmark perché stiamo utilizzando le leggi del moto nel progetto e le leggi del moto nel benchmark, le leggi di conservazione del progetto e le leggi di conservazione del benchmark. Qui sostanzialmente noi abbiamo due mondi divisi, eh, li dividiamo a sinistra e a destra, questi due mondi ci danno due differenti alternative di investimento. La prima alternativa è il progetto, la seconda alternativa è il benchmark. Sono due corsi di azione alternativi. Il benchmark ci fornisce la pietra di paragone con cui confrontare il progetto, altrimenti non sapremmo come poter decidere. Come possiamo decidere se il progetto è conveniente? Abbiamo bisogno di un confronto. Questo confronto viene eh, dato dal mercato, perché il mercato è in grado di trattare qualsiasi tipo di di attività con qualsiasi tipo di rischio. Allora noi immaginiamo di replicare tutti i flussi di cassa del progetto sul mercato, ci chiediamo quanto bisognerebbe investire, quanto si dovrebbe investire per ottenere la stessa sequenza di flussi di cassa che otteniamo sul progetto. Ma a questo punto già vedete che abbiamo due tassi che possono essere confrontati perché il confronto qui si traduce, tra, eh, si traduce eh, nel confronto tra tassi e già vediamo eh, un, un ingresso nell'approccio relativo che, che intuitivamente ci dice il progetto è conveniente se complessivamente il ROI operativo, quindi l'aggregato di tutti i ROI operativi è maggiore in un qualche senso, dell'aggregato di tutti i costi del, um, operativi. Quindi immaginando che siano costanti avremo un ROI del, operativo del progetto, se è maggiore del costo operativo del progetto vuol dire che l'investimento operativo è più conveniente, conveniente dell'investimento sul mercato in un portafoglio replicante. Ma questa è un'anticipazione e quindi... Mi fermo qua, stiamo ragionando nell'approccio assoluto, stiamo ragionando in termini di valori, i valori però dipendono da questi tassi. Allora il ROI operativo, questo ROI, ROI o ROI operativo, seconda come vogliamo chiamarlo, ha il suo corrispondente sul mercato ed è il VAC, più precisamente il pre-tax VAC, pre-tax. Back. Scontando i flussi di cassa operativa ROI troviamo il capitale operativo. Troviamo il capitale operativo. Invece scontando i flussi di caso operativi al VAC troviamo il valore operativo. Il valore operativo. Mi riferisco all'epoca 0. Il confronto tra valore operativo e capitale operativo mi dà il van delle operazioni. Valore attuale netto delle operazioni quindi progetto a sinistra mercato a destra la differenza tra mercato e progetto mi dice il valore creato dall'investimento operativo il valore creato dal progetto quindi mi dice che se il van è maggiore di 0 vuol dire che allora il valore operativo è maggiore del capitale operativo, cioè se io voglio ottenere la stessa sequenza di flussi di cassa operativi del progetto io devo investire sul mercato finanziario, in un portafoglio replicante, una somma maggiore di quella che effettivamente investo nel progetto. dal valore attuale netto delle operazioni noi possiamo passare al valore attuale netto dell'equity è semplice con la legge di conservazione la legge di conservazione vale sempre vale per i capitali vale per, quindi anche per i valori di mercato e vale anche per i valori attuali netti abbiamo visto che un progetto è conveniente per gli equity holders quando il van dell'equity, metto l'indice so, sopra scritto, cioè il valore all'epoca zero dell'equity meno il capitale investito dagli equity holders è maggiore di zero. Ma, ma a che cosa è uguale il valore dell'equity? Beh, il valore operativo più il valore non operativo, cioè il valore della liquidità, per conservazione è uguale al valore dell'equity più il valore del debito. Questo non dovrebbe meravigliarci, è semplicemente la legge di conservazione per i capitali. Questi sono capitali determinati dal mercato, ma vale la legge di conservazione. Quindi questo vuol dire che il valore dell'equity è uguale al valore operativo, più il valore della liquidità meno il valore del debito. Se voglio, posso anche raggruppare i due, addendi, i due addendi in valore del debito netto, che per definizione è la differenza di quei due valori. Quindi dire, dire che il valore dell'equity è maggiore del, del capitale, ossia il valore attualmente dell'equity maggiore di 0, cosa vorrà dire? Beh, è semplice, ricordiamoci che la legge di conservazione per l'ennesima volta la riscrivo per i capitali del progetto, quindi per i capitali cosiddetti contabili, è sempre quella. Capitale operativo più capitale non operativo uguale capitale di equity più capitale. Di debito. Quindi so che il capitale dell'equity è uguale al capitale operativo, operativo più il capitale di debito, no più il capitale della liquidità meno il capitale di debito, che posso anche scrivere, che posso anche scrivere in termini di debito netto, quindi lo posso riscrivere come capitale operativo. meno capitale nel debito netto e mi accorgo di aver fatto un errore qua perché qui ovviamente devo avere il segno meno qui ho fatto un errore il valore dell'equity è uguale al valore delle operazioni meno il valore del debito netto e questo è così perché il valore del debito netto al valore del debito al netto della liquidità. Valore capitale del debito netto uguale al debito, il capitale di debito al netto della, del capitale della liquidità. Come vi ho già detto, questa, questa, questo debito netto viene anche chiamato posizione finanziaria netta che mi dice appunto qual è l'esposizione debitoria netta. E quindi mi dice sostanzialmente eh, qual è il valore del debito una volta sottratta la liquidità che può essere utilizzata per abbassare il debito. Se ho 100 di debito e 80 di liquidità, al netto io ho un'esposizione debitoria solo di 20, 100 meno 80, 20. Per estrema semplicità immaginate di avere due conti correnti, in uno siete... Ehm, siete sotto di 100, l'altro siete sopra di 80, quindi alla fine si compensano, la vostra posizione finanziaria netta è 20. Che la differenza tra il valore dell'equity e l'equity è data dalla differenza tra questi tre valori, o se preferite questi due utilizzando il debito netto, e, la, e questi tre valori, o questi due se utilizziamo il debito netto, quindi possiamo scrivere che il VAN dell'equity è uguale a valore operativo. Mettiamo direttamente meno il relativo capitale operativo, poi abbiamo il valore della liquidità, meno il capitale contabile della liquidità, meno, apro una parentesi, il valore del debito meno il capitale di debito. Guardate quindi la struttura del valore attuale netto dell'equity, abbiamo tre addendi, lo possiamo, lo possiamo vedere come la somma di tre addendi, quindi una somma algebrica di tre addendi. Il primo addendo è la differenza tra valore operativo e capitale operativo. Questo è il van delle operazioni, quindi è il valore creato dalle operazioni. È quanto in più eh, l'impresa ricava, guadagna in termini di valore dalle operazioni rispetto a un investimento sul mercato che garantisca gli stessi flussi di cassa con lo stesso rischio del progetto, con lo stesso rischio delle operazioni. Secondo addendo, è il valore attuale netto della liquidità. quindi qual è il valore creato dagli investimenti finanziari. Il terzo addendo è il valore attuale netto del debito. Valore attuale netto del debito che sottraggo perché è la parte di valore creato dal progetto che viene catturata che viene catturata dai creditori. Quindi per calcolare il valore attuale netto dell'equity devo calcolare il valore attuale netto operativo e poi aggiungere il valore attuale netto della liquidità e sottrarre il valore attuale netto del debito. Se questi due sono pari a 0, quindi nell'ipotesi in cui siano uguali a 0, quindi se, mettiamoci se, questi sono uguali a 0, allora il valore attuale netto dell'equity coincide col valore attuale netto dell'operazione. E quindi basta calcolare il valore attuale netto dell'operazione per ottenere il valore attuale netto dell'equity e decidere se il progetto è conveniente oppure no. Ed il progetto è conveniente se crea valore e crea valore se il valore attuale netto dell'equity è positivo. Quindi l'accettazione il progetto ci sarà se il valore attuale netto dell'equity, in questo caso coinciderà col valore attuale netto operativo, è positivo. Se è negativo, allora il progetto deve essere rigettato. Deve essere rigettato perché sarebbe allora meglio per gli equity holders investire sul mercato. Quindi, quindi quel progetto non deve essere fatto, quindi non deve essere eh, realizzato. Eliminiamo eh, il se, e abbiamo la scomposizione in tre parti del valore attuale netto dell'equity, che è, è l'obiettivo, o meglio, la, la positività del valore attuale netto dell'equity deve essere l'obiettivo di ogni manager. Investire in progetti a valore attuale netto positivo. Valore attuale netto dell'equity, da questa da questa relazione, possiamo portare il valore del debito a sinistra e scrivere quindi valore attuale netto. Anzi, porto sì, cambio però l'ordine, allora valore attuale netto operativo scrivo prima più valore attuale netto della liquidità sarà uguale a che cosa? al valore attuale netto dell'equity e portando dall'altra parte il debito valore attuale netto del debito e cosa abbiamo abbiamo la legge di conservazione dei valori attuali netti che abbiamo già eh, vi ho già detto che valeva vale per i valori vale per i capitali i valori attuali netto valore attuale netto è nient'altro che differenza tra valore e capitale quindi grazie all'additività del valore attuale netto è rispettata la legge di conservazione quindi non c'è nulla di nuovo noi o meglio, non ce n'è uno di nuovo formalmente, ma eh, dal punto di vista economico è molto importante, abbiamo visto leggi di conservazione per i capitali, leggi di conservazione per i redditi, leggi di conservazione per i tassi, leggi di conservazione per i flussi di cassa, leggi di conservazione per i capitali anche determinati dal mercato e leggi di conservazione anche per i tassi di mercato. Quindi in, in generale... Eh, il, il reddito I del progetto è sostituito dal, dal reddito del portafoglio replicante e nel mio testo ho indicato questo con eh, IV in modo da utilizzare la stessa lettera I income V però fa pensare a, a, al valore al valore di mercato quindi è un reddito un rendimento che si ottiene dal valore di mercato quindi dal mercato e vale anche per i valori attuali netti, quindi vale anche per tutti i van, quale che sia l'area. Allora, ecco, legge di conservazione per i valori attuali netti, legge di conservazione, a sinistra abbiamo il valore attuale netto degli investimenti, a destra abbiamo il valore attuale netto dei finanziamenti. Coincidono? Abbiamo, abbiamo la legge di conservazione che vale anche in questo caso. Il valore comune è il van del progetto. Il valore attuale netto del progetto, il valore creato dal progetto, progetto che si compone di una parte operativa e di una parte liquida. La parte liquida potrà anche essere uguale a zero, è uguale a zero nel caso in cui il valore della liquidità coincide con il capitale investito nella liquidità oppure quando non ci sono investimenti finanziari. E quando è che non ci sono investimenti finanziari? quando tutti i flussi di cassa generati dall'operazione sono distribuiti agli, ai finanziatori, agli equity holders e ai creditori. Val del progetto. Attenzione che l'obiettivo di un manager deve essere quello di incrementare il valore, creare valore per gli equity holders. Quindi questo è l'obiettivo. VAN e non VAN del progetto. Il VAN del progetto viene suddiviso in nelle due categorie di finanziatori, di investitori, gli equity holders e i creditori. L'obiettivo è avere un VAN equity positivo. in cui queste componenti siano nulle, allora il van del progetto coincide con il van delle operazioni e il van dei finanziatori coincide con il van dell'equity. Quindi in un progetto ad esempio unlevered, un progetto che non ha debito né liquidità, progetto unlevered, abbiamo che il van del progetto, indicherò il van del progetto semplicemente con l'acronimo van, coincide con il van delle operazioni, il quale coincide a sua volta con il van dell'equity. La stessa cosa si ha anche se, quindi qui se il progetto è unlevered, ma anche se la liquidità è sempre uguale a zero, e anche il debito è sempre uguale a zero allora eh, non abbiamo liquidità non ho, ehm, no scusate sono le, eh, questa è proprio la definizione di, di, di progetto unlevered quindi eh, il progetto unlevered vuol dire proprio quello che la liquidità è sempre nulla il debito è nullo eh, quello che io volevo invece dire è se il valore della liquidità il valore attuale della liquidità coincide con il, il capitale contabile della liquidità all'epoca zero, quindi se il valore attuale netto della liquidità è uguale a zero e se il valore attuale netto del debito è uguale a zero allora si ha la stessa cosa di prima. Il van è uguale, il van del progetto è uguale al van operativo, al van dell'operazione che è uguale al van dell'equity. Allora noi abbiamo un progetto che si sviluppa nell'arco di n periodi e che fornisce, genera una sequenza di capitali, una sequenza di redditi e una sequenza di flussi di cassa. Dobbiamo confrontare questo progetto, quindi questo insieme di tre sequenze con un sistema che abbiamo definito sistema benchmark che fornisce la nostra pietra di paragone fornisce la nostra soglia di riferimento il sistema benchmark ha a sua volta, ha, a sua volta è costituito a sua volta da capitale reddito e flusso di cassa dove il capitale il reddito e il flusso di cassa sono determinati dal mercato il capitale è indicato con la lettera V e avremo N capitali, il reddito è indicato con I e l'indice soprascritto V per distinguerlo dal reddito del progetto e avremo quindi redditi n, n redditi e flusso di cassa o meglio la sequenza dei flussi di cassa questa sequenza di flussi di cassa è caratterizzata dal fatto che dall'epoca 1 all'epoca n si replicano i flussi di cassa del progetto quindi si acquista un portafoglio che è appunto un benchmark che ha gli stessi flussi di cassa del progetto quindi ha lo stesso rischio del progetto e gli stessi flussi di cassa stimati. Il primo flusso di cassa di questo portafoglio è dato dall'investimento V0. Si paga V0 per ottenere quella sequenza di flussi di cassa. Notate che se investite nel progetto avete F0 come primo flusso di cassa, potete immaginarlo negativo, eh, eh, quindi un, un investimento. Ad esempio supponiamo che sia meno 100, investite meno 100 per ottenere F1, F2, Fn. Nel sistema benchmark investirete che cosa? V0. Allora la convenienza dipenderà dal fatto che V0 sia maggiore o minore di 100. Se V0 è uguale a 120, cioè se per acquistare la replica di mercato è necessario investire 120, il progetto è conveniente perché 120 è maggiore di quei 100 la differenza tra 120 e 100 è 20 ed è il valore attuale netto il valore creato, il valore creato, la ricchezza creata l'incremento di ricchezza dei, degli investitori se i due, eh, i due sistemi, il sistema del progetto e il sistema benchmark coincidono allora non C'è creazione di valore, non c'è distruzione di valore, il valore attuale netto è uguale a zero. È indifferente investire o non investire nel progetto perché si raggiunge, lo, eh, si raggiunge esattamente lo stesso risultato che si raggiungerebbe investendo sul mercato, sul mercato finanziario. Quindi la differenza tra C e V, quindi abbiamo C, il capitale investito ad ogni periodo nel progetto, quindi il sistema del progetto e il sistema del portafoglio finanziario che replica i flussi di cassa, il capitale è V, V è quindi il prezzo, no, a certa epoca, eh, all'epoca zero sarà il prezzo del portafoglio replicante e questo prezzo si chiama valore di mercato del progetto quindi non è solo il valore di mercato del portafoglio nel senso di prezzo del portafoglio ma è il valore di mercato del progetto cioè il valore di mercato del progetto è il prezzo del portafoglio che replica i flussi di cassa del progetto dall'epoca 1 all'epoca n quindi il van è la differenza tra il valore di mercato del progetto valore del progetto valore del progetto e capitale investito nel progetto nel caso di, di van dell'equity sarà il valore dell'equity del progetto meno il capitale investito dagli equity holders nel progetto. Valore meno capitale. Se il progetto fosse negoziabile sul mercato finanziario avrebbe come prezzo esattamente il prezzo della replica di portafoglio. Ripeto, se il progetto fosse un progetto alienabile, negoziabile, trattabile sul mercato, verrebbe trattato ad un prezzo che è equivalente al prezzo della replica del portafoglio replicante, cioè verrebbe trattata a V0, perché verrebbe trattata a V0, non di più, non di meno, perché fino a un mercato efficiente, stiamo assumendo di riferirci a un mercato efficiente, è impossibile l'arbitraggio. Vi è impossibilità di arbitraggio. E quindi Dovrebbe essere in equilibrio questo prezzo del progetto, il prezzo a cui si vende il progetto e il prezzo del portafoglio che replica, cioè attività finanziarie che generano gli stessi flussi di cassa con lo stesso rischio avranno lo stesso prezzo, se c'è disequilibrio ci sarà, ma per eh, un brevissimo tempo, se noi immaginiamo un mercato finanziario in equilibrio, allora, allora il valore del progetto coincide esattamente con il prezzo che avrebbe il progetto sul mercato se fosse trattato sul mercato quindi se l'investitore potesse vendere il progetto e, e volesse farlo investirebbe c0 e poi venderebbe il progetto sul mercato finanziario ovviamente questa è un'interpretazione finanziaria quando un'impresa un, un industriale investe in un progetto, certo l'obiettivo non è quello di venderlo sul mercato, ma dal punto di vista della, della valutazione e della decisione è importante capire se il corso di azione effettuato è paragonabile, e è, è confrontabile e apporta benefici ulteriori oppure costi ulteriori rispetto al al mercato ora il valore di una qualsiasi attività dipende dai flussi di cassa e dal tasso a cui si scontano i flussi di cassa. Quindi alla fine anche se ragioniamo in termini assoluti di valore che viene confrontato con un capitale diventa importante conoscere il costo del capitale che è una misura relativa perché è una percentuale, indica un rendimento per unità di capitale investito. Quindi il costo del capitale, la determinazione del costo del capitale diventa importante per stabilire il valore e quindi poi per stabilire il valore attuale netto. Questo costo del capitale abbiamo detto che è il tasso di rendimento atteso di un portafoglio replicante, quindi ci si deve riferire al mercato, ci sono varie tecniche per varie metodologie, varie strumentazioni statistiche. Questo costo del capitale spesso viene chiamato... Eh, anche MAR con l'acronimo MAR COC costo opportunità del capitale, e, ma anche MAR, Minimum attractive rate of return, tasso di rendimento attrattivo minimo. E poi capiremo perché quando passeremo agli approcci relativi: minimum attractive rate of return, mar, che rappresenta un tasso soglia. Ehm, Ebbene, questo costo del capitale eh, spesso viene ottenuto eh, mediante considerazioni relative al mercato, perché, come abbiamo detto, rappresenta il tasso di rendimento atteso di un'attività finanziaria trattata sul mercato che è equivalente in rischio al progetto considerato. E abbiamo anzi visto che ci sono quattro repliche, ciascuna per le quattro aree. Ci sono vari modelli da cui ricavare questo COC, però eh, molto spesso le aziende aggiungono anche degli elementi soggettivi, cioè utilizzano un tasso che è diverso da quello ottenuto dai modelli finanziari che aggiunge elementi che eh, si ritiene che il mercato non sia in grado di tenere eh, in considerazione, quindi tener conto. Tra questi, ad esempio, la capacità di gestione del progetto dell'azienda, le capacità manageriali, il fatto di avere un'opzione esclusiva su un progetto, il fatto di avere dei, dei trademark, dei brevetti, dei marchi su un progetto ma anche il fatto che eh, i, i manager tengono conto che un progetto potrebbe essere attuato non ora ma in futuro e quindi c'è l'opzione di attendere e, e vedere, e vedere eh, in futuro come si evolve una determinata situazione e, e avere ulteriori informazioni per poter decidere. Queste ulteriori informazioni forniscono una, una, un... un un elemento addizionale per, per poter stabilire il costo del capitale, che come vedremo rappresenta una soglia minima di rendimento richiesta, dal, ehm, richiesta dagli investitori. Quindi lo schema per determinare il costo del capitale, lo abbiamo visto, è R che è il costo del capitale, può essere variabile o no, è dato da un tasso degli impieghi privi di rischio sul mercato finanziario, che abbiamo chiamato RF, cioè tasso privo di rischio, e quindi per zero coupon bond, per impieghi privi di rischio, più un premio che tenga conto non solo del rischio, ma anche di tutti gli elementi che vi ho detto tutti gli elementi particolari che il mercato non è in grado di tenere conto. Quindi questo premio per il rischio può essere determinato in modo, tra in modo normativo, potremmo, potremmo dire, a partire da determinati modelli eh, statistico-finanziari, oppure può essere determinato anche in modo soggettivo, oppure può essere un, un blending tra sia del, del premio per il rischio così come calcolato eh, in qualche modello statistico e un elemento di soggettività che aumenta o diminuisce il costo del capitale. Il costo del capitale è così det come determinato dai modelli normativi. Prendiamo in considerazione questi dati, gli input sono in verde, quindi supponiamo di avere come dati conosciuti i flussi di cassa delle operazioni, i flussi di cassa delle liquidità e i flussi di cassa del debito. Inoltre immaginiamo anche di conoscere il costo del capitale di ciascuno delle aree operativa liquida e debito quindi conosciamo il costo del capitale operativo immaginiamo che sia il 10% e per semplicità lo immaginiamo costante questo è quello che abbiamo definito il pre tax back poi supponiamo che 1% sia il costo del capitale liquido, quindi il costo dell'opportunità del capitale relativamente all'area finanziaria e che il 3% sia il costo opportunità del debito. E per semplicità li immaginiamo costanti. Ecco, questi sono i dati di partenza. Lo scopo di questo esercizio è calcolare i valori di ciascun'area. I valori attuali netti di ciascun'area e quindi in conseguenza il valore dell'equity e il valore attuale netto dell'equity e quindi sulla base del valore attuale netto dell'equity prendere la decisione se accettare o rigettare il progetto e noi già sappiamo che il progetto sarà accettato se il van dell'equity risulterà positivo. Allora come prima cosa andiamo a calcolare Andiamo a calcolare i fattori di sconto. Sappiamo che il fattore di sconto da 0 a 0 è uguale a 1 per qualsiasi area. Il fattore di sconto da 1 a 0 per l'area operativa sarà dato da 1 fratto 1 più il tasso del primo periodo, 10%. E otteniamo 0,90 periodico poi ci basta copiare la formula perché questa formula si itera e quindi basta copiarla fino alla fine della vita del progetto che noi assumiamo essere 6 anni a questo punto possiamo calcolare il fattore di sconto anche relativo alla liquidità con lo stesso procedimento potremmo addirittura fare un control copia ma comunque per chiarezza rifacciamo la stessa operazione, prendiamo 1, lo rapportiamo a 1 più il tasso 1% e otteniamo il fattore di sconto da 1 a 0 per i flussi di cassa della liquidità. Poi copiamo così otteniamo tutti i fattori di sconto da 2 a 0, da 3 a 0, da 4 a 0, da 5 a 0, da 6 a 0. Quindi vedete questo 0,94 finale mi dice... Quindi c'è che un euro di flusso di cassa della liquidità che sarà disponibile all'epoca 6 vale oggi 0,94. Quindi il valore attuale di un euro fra sei periodi è 0,94. Mentre per quanto riguarda, riguarda i flussi di cassa operativi, un euro disponibile fra sei periodi è uguale a 0,56. Perché il valore attuale di un euro di flusso di cassa operativo è inferiore al valore attuale di un euro di flusso di cassa della liquidità? Beh, evidentemente perché il costo del capitale operativo è maggiore del costo della liquidità e questo indica che l'investimento operativo è più rischioso dell'investimento liquido. Cioè l'azienda investe, investe in operazioni con un certo rischio e gli investimenti in liquidità hanno un rischio minore, a rischio minore corrisponde costo del capitale minore. Fattore di sconto per il debito analogamente, 1 fratto 1 più il 3%, che è il costo opportunità del debito, 0,97, e poi copiamo. E otteniamo tutti i fattori di sconto ora avendo tutti i fattori di sconto siamo in grado di calcolare i valori operativo liquido e debito calcoliamo il valore operativo il valore operativo è il valore attuale dei flussi di cassa futuri quindi flussi di cassa dall'epoca 1 all'epoca 6 utilizziamo la matrice somma prodotto nella matrice somma prodotto abbiamo come prima stringa quella dei flussi di cassa da 1 a 6, quindi quelli futuri, e nella matrice 2, cioè la seconda stringa, abbiamo il fattore di sconto dei vari periodi. Diamo l'ok okay e otteniamo il valore dell'operazione che è 783,9. Allo stesso modo calcoliamo il valore della liquidità. Qui potremmo quindi si potrebbe semplicemente copiare e abbiamo immediatamente il valore della liquidità e il valore del debito. Oppure possiamo ripetere la stessa operazione, ad esempio per la liquidità abbiamo matrice somma prodotto, selezioniamo tutti i flussi di cassa della liquidità da 1 a 6, nella seconda stringa denominata matrice 2, Selezioniamo i fattori di sconto da 1 a 6 e poi diamo l'OK ok. e otteniamo 173. La stessa cosa faccio anche per il valore del debito, matrice somma prodotto flussi di cassa del debito da 1 a 6, poi fattori di sconto da 1 a 6 relativi al debito e diamo ok, come vi ho detto, bastava bastava copiare la formula. Così abbiamo i valori dell'investimento operativo, il valore della liquidità e il valore del debito di questo progetto di durata pari a 6. Andiamo a prendere i, cap i rispettivi capitali, sottraiamo e otteniamo i valori attuali netti. Il capitale operativo è l'opposto del primo flusso di cassa operativo, quindi l'opposto lo indico con meno 1 per cioè 450 la stessa cosa eh, potrei copiare ma in ogni caso lo scrivo l'opposto del primo flusso di cassa della liquidità in questo caso è 0 che vuol dire che all'epoca 0 ehm, non si hanno eh, finanziamenti dalla liquidità né si hanno depositi in liquidità per quanto riguarda il debito abbiamo che il debito è 100, quindi 450, 450 sono, eh, sono i flussi di cassa operativi all'epoca zero. Quindi il capitale operativo cresce di 450. Di questi 450, 100 sono apportati dai creditori. A questo punto possiamo calcolare il valore attuale netto di ogni area. Il valore attuale netto dell'area operativa è 783,9 meno il capitale 450. Le operazioni creano valore per 333,9. Il valore attuale netto della liquidità è uguale al valore della liquidità meno il capitale investito in liquidità, che in questo caso è 0. Quindi il valore attuale netto coincide in questo caso con il valore della liquidità. Infine, il valore attuale netto del debito è uguale a 216,68 meno 100, valore attuale netto del debito. Il valore attuale netto del debito indica la creazione di valore per i creditori, quindi indica quella parte di valore attuale netto del progetto che è catturata dai creditori. In particolare, il valore attuale netto del progetto è dato dalla somma del valore attuale netto operativo più il valore attuale netto della liquidità. 507, questo è il VAN del progetto. Possiamo scrivere VAN in, VAN degli investimenti e sappiamo già che il VAN degli investimenti coincide con il VAN dei finanziamenti. Bene. Abbiamo questi tre valori attuali netti, possiamo ricavare il valore attuale netto dell'equity. Anzi, il valore attuale netto dell'equity possiamo ricavarlo in due modi diversi. Il primo modo è appunto la somma del valore attuale netto operativo più il valore attuale netto della liquidità meno il valore attuale netto al debito. Il valore attuale netto al debito è quella parte di valore attuale netto del progetto che è catturata dai creditori. Otteniamo 391,12. 391,12. 391,12 valore attuale netto dell'equity positivo, quindi questo vuole dire che il progetto deve essere accettato. Possiamo anche scrivere la regola, il criterio di accettabilità ci dice se questa quantità che è il valore attuale netto dell'equity è positiva, allora accetta accetta altrimenti rifiuta o rigetta, e ovviamente in questo caso accetta. Il secondo modo in cui possiamo calcolare il van dell'equity è quello di prendere il valore dell'equity e sottrarre il capitale investito dagli equity holders. Allora il valore dell'equity che cos'è? È la somma di valore operativo più valore della liquidità meno il valore del debito 741.12 il capitale apportato dagli equity holders in questo progetto invece è 450 più 0 quindi capitale operativo più capitale liquido meno capitale di debito è chiaro che qui stiamo utilizzando le leggi di conservazione sia per il valore attuale netto sia per il valore sia per il capitale quindi qui sono le leggi di conservazione che vengono applicate e a questo punto se noi sottraiamo questo 741,12 e 350 quindi se sottraiamo 350 da quei 741,12 otteniamo 391 12, che è esattamente quello che abbiamo trovato prima, andando a fare la somma algebrica, o meglio a sottrarre i 507,81 di valore attuale netto del progetto e 116,68. Quindi i soci dell'azienda, diciamo così, ricevono 391,12, hanno un incremento di ricchezza. Ad un valore attuale di 391, i creditori hanno un incremento di ricchezza di 116,68, in totale il VAN delle due categorie di finanziatori 116,68 più 391,12. Questo è il VAN delle, categorie, delle due categorie, e ovviamente, come già sappiamo, coincide con il VAN degli investimenti quindi questo progetto crea valore per 5078 questo valore aggiunto viene distribuito tra equity holders e creditori notate che non abbiamo avuto bisogno di utilizzare i flussi di cassa dell'equity ovviamente possiamo ricavare i flussi di cassa dell'equity se vogliamo con la legge di conservazione flusso di cassa operativo più flusso di cassa della liquidità, meno flusso di cassa del debito. Poi copio e ottengo i flussi di cassa dell'equity. Ma non abbiamo avuto bisogno di conoscere i flussi di cassa dell'equity. Partendo dalle tre categorie operativo, liquido e debito, Abbiamo ricavato i rispettivi valori, quindi i rispettivi valori attuali netti, e da qui residualmente abbiamo calcolato il valore attuale netto dell'equity. Se cambiano le stime dei flussi di cassa, ovviamente cambierà anche il valore e il valore attuale netto. Se ad esempio le stime sui flussi di cassa non sono 180 ma ad esempio 150 quindi si stima che le operazioni produrranno flussi di cassa inferiori allora ecco che il van sarà inferiore sarà inferiore se porto le stime a 100 che cosa succede se porto le stime a 100 succede che il valore attuale netto operativo diventa negativo, cioè le operazioni non creano valore ma distruggono valore. Tuttavia, tuttavia, in questo caso, in questo scenario, con flussi di cassa operativi relativamente bassi, gli equity holders comunque riescono a creare valore in virtù, in virtù di un valore attuale netto della liquidità positivo. 173.86 quindi con questo scenario abbiamo un progetto che distrugge valore dal punto di vista operativo e, ma crea valore per gli equity holders grazie a un valore attuale netto della liquidità positivo se noi supponiamo che i flussi di cassa della liquidità siano nulli allora che siano Nulli, allora il valore attuale netto degli investimenti coincide col valore attuale netto operativo. E in questo caso abbiamo un valore attuale netto operativo negativo, quindi questo scenario ci porta a un valore attuale netto operativo negativo. I creditori comunque. Hanno un incremento di ricchezza pari a 116,68 e gli equity holders hanno quindi una distruzione di valore pari a meno 131,162. È evidente che in questo caso devono rifiutare, devono rifiutare il progetto, devono rifiutare il progetto perché sostanzialmente, essenzialmente, quello che il VA sta dicendo è. Guarda che tu puoi ottenere la stessa sequenza di flussi di cassa 60 dall'epoca 1 all'epoca 6 investendo sul mercato una somma pari a 218,8 mentre se attui il progetto investi 350 quindi dal tuo portafoglio escono 350 per avere poi una sequenza di 60 dall'epoca 1 all'epoca 6 potresti versare solo 218,8 per ottenere la stessa sequenza a parità di rischio investendo sul mercato finanziario e quindi è evidente che non è conveniente non è conveniente investire nel progetto in questo scenario che cosa succede se il costo del capitale diminuisce cioè consideriamo uno scenario dove quei flussi di cassa operativi siano poco rischiosi se sono poco rischiosi allora il costo del capitale operativo diminuisce e quindi supponiamo che dal 10% eh, il costo operativo costo del capitale operativo diventi il 5% ecco che che con un abbassamento del costo del capitale operativo il valore attuale netto operativo aumenta e le operazioni creano valore. Cioè, a parità di flussi di cassa, il mercato finanziario ha un tasso di rendimento atteso per flussi di cassa dello stesso rischio delle operazioni che è solo il 5%. Quindi, il mercato finanziario diventa un benchmark meno conveniente di prima. Se invece del 10% sul mercato finanziario si, ehm, si guadagna il 5%, allora il valore, valore delle operazioni e quindi il valore attuale netto operazioni aumenta. Però notate che se passiamo da un 10% a un 5% il valore attuale netto operativo diventa positivo sì, ma eh, data la costanza nei dati del debito il debito um, comporta una, una, un, un valore attuale netto di 116,68 che va ai creditori quindi da una parte gli equity holder ricevono un valore attuale netto di 57,56 ma 116 viene catturato dai creditori e quindi dal punto di vista degli equity holders ancora il valore attuale netto dell'equity è negativo Ora supponiamo invece che aumenti il costo del capitale eh, relativo al debito, quindi supponiamo che il debito immaginiamo che sia molto rischioso e quindi per i creditori sia molto rischioso finanziare il progetto, perché l'azienda supponiamo che abbia un rischio abbastanza elevato di non rimborsare i creditori. Immaginiamo che il costo del capitale sia il 30% molto elevato con un capitale di debito sempre pari a 100 e un piano di rimborso pari a 40 dall'epoca 1.6 quindi flussi di cassa pari a 40 dall'epoca 1.6 se il costo del capitale di debito, quindi il costo opportunità di capitale del debito è il 30%, si riduce notevolmente il valore creato per i creditori. Si riduce, però rimane positivo: cioè, i creditori potrebbero investire sul mercato finanziario in un'attività di pari rischio al 30%. Se invece di in investire sul mercato finanziario finanziano l'azienda, avranno un valore attuale netto. Che è molto inferiore a quello precedente ma è ancora positivo. Se però aumentiamo ulteriormente, non so, diciamo 35% il costo del capitale, ecco che il valore attuale netto del debito diventa negativo. Il valore attuale netto diventa negativo che vuol dire che vuole dire sostanzialmente che gli equity holders riescono, riescono. Ad ottenere un valore supplementare rispetto al vano operativo. Quindi conseguono il vano operativo che è 57.56, ma poi strappano anche 4,59 di creazione di valore ai creditori, cioè gli equity holder sostanzialmente riescono a ehm, ottenere quel valore che per i creditori viene distrutto. I creditori perdono 4,59 e questi 4,59 sono guadagnati dagli equity holders. L'azienda cioè riesce a finanziare il progetto ad un tasso che è inferiore a quel 35%. Questo valore attuale netto del debito negativo vuol dire che l'azienda riesce a finanziarsi con la banca ad un tasso inferiore rispetto rispetto al tasso vigente sul mercato, cioè se l'azienda si finanziasse sul mercato, allora dovrebbe dovrebbe sostenere costi maggiori di quel 35%. La domanda che sorge spontanea potrebbe essere dato questo scenario, qual è qual è il tasso di interesse che si paga sul debito. Allora se assumiamo che il tasso di interesse sia costante, il tasso di interesse di questo finanziamento è inferiore al 35%, in particolare è uguale al 32,66%, quindi l'azienda paga il 32,66%, ma se si rivolgesse al mercato dovrebbe dovrebbe corrispondere il 35% ora questi numeri sono buttati lì ovviamente perché abbiamo delle cifre esorbitanti qui potremmo per essere più realistici abbassare abbassare la rata eh, diciamo portiamola a 18 ecco abbiamo 224 che è più realistico quindi con questo piano di rimborso il tasso di eh, interesse del prestito è 2,24 supponiamo che il costo del debito sia il 3% e il valore attuale netto del debito è un po' negativo se il costo del debito coincide con questo 2,24, il valore attuale netto del debito è 0. Se io pongo uguale a 2,24 il costo del debito, questo è un 2,24, allora il van del debito è 0. Questo è uno 0. Eh sono questi simboli ma è uno 0 formato, formato celle numero 0 ok questo è uno 0 quindi notate che in questo caso abbiamo che il valore attuale netto dell'equity coincide col valore attuale netto operativo il valore attuale netto della liquidità è 0 non esiste liquidità quindi tutto quello che viene Generato dalle operazioni è distribuito è quello che è distribuito 82 perché 100 meno 18. Come voi sapete, 100 18 è il free cash flow. Ma in questo caso, essendo il flusso di cassa della liquidità nullo, vuol dire che il free cash flow to equity coincide con il flusso di cassa all'equity. 100 meno 18, 82 è il free cash flow, ma in questo caso è anche il. Il cash flow to equity perché il 100% viene distribuito agli equity holders quindi il valore attuale netto operativo coincide con il valore attuale netto dell'equity il valore attuale netto del debito è zero perché il tasso di interesse del debito coincide con il costo del debito cosa vuol dire? vuol dire che i creditori eh, per i creditori è indifferente prestare fondi al 2,24% all'azienda oppure investire quei fondi sul mercato finanziario, perché il mercato finanziario ha un tasso di interesse per, quel, per attività finanziarie di pari rischio del progetto pari a 2,24% e quindi il valore creato per i creditori è nullo, quindi non si crea né si distrugge valore. In questo scenario il valore attuale netto dell'equity Positivo.